In queste foto di famiglia era ancora un bambino, e Juan Requesens, membro dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, arrestato dalle forze governative lo scorso agosto, accusato di terrorismo e di voler destabilizzare il presidente Maduro. I genitori Juan e Paula negano queste accuse. È un prigioniero politico, dice il padre, ed è detenuto solo perché pensa a cose diverse da loro. Qui coloro che hanno coscienza del problema venezuelano vengono messi in prigione. Anche se non li uccidono, li mettono dentro e li torturano. Qui ci sono più di 400 prigionieri politici. Requesens, con due bambini che pensano di essere in missione segreta, è stato drogato, secondo il padre, per registrare un video, poi usato per incriminarlo. E dice il modus operandi delle autorità. Tutto è come già scritto, esattamente lo stesso, sono tutti etichettati, alcuni di più, altri meno, accusati di terrorismo, tradimento, tutto. Robiro Terán, leader di una ONG che difende i prigionieri considerati politici, afferma che più di 850 persone sono state detenute da mercoledì e denuncia la loro situazione. Alcuni sono in carcere con prigionieri comuni, non sono isolati come prigionieri politici. Ad altri è stato impedito di ricevere visite da parenti. Vivono in condizioni molto povere, hanno la scabbia. Non possono neanche fare il bagno, non c'è igiene. Molti prigionieri sono studenti. Oscar ne è il leader. Dice che continueranno a protestare, ignorando le intimidazioni. Nos amedrenta todos los días Ci intimidiscono nada ogni más en la repressione giorno, non solo con la repressione, ma con la situazione del paese. a pesar de todos los amedrentamientos E poi que tutti colocan, a pesar de todas las gli trabas ostacoli del al movimiento movimento estudiantil, studentesco, alla la società sociedad civile. civil y cada Noi venezolano que continueremo a pasa por lottare la situación per que un tenemos cambiamento todos los días politico va a nel seguir nostro luchando paese. por querer un cambio político en nuestro país. L'Assemblea Nazionale Venezuelana ha approvato nel 2016 a far passare una legge di amnistia che garantisse la libertà ai prigionieri detenuti dopo le proteste del 2014. A quel tempo questa legge fu bloccata dal governo di Maduro e anche dalla magistratura, ma ora ritorna. Juan Guaidó ha promesso l'amnistia non solo per i prigionieri che l'Assemblea Nazionale consideri politici, ma anche per i militari e i dipendenti pubblici che si siano rivoltati contro il governo Maduro. Héctor Estepa desde Caracas para Euronews.